Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto agli amici e alle amiche, ai nemici e alle nemiche che si collegano con noi per la nostra diretta quotidiana. La nostra diretta quotidiana si chiama il Parresiasta e il Parresiasta nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere, senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza, come facevano Diogene il Cinico o Cratete di Tebe, o come anche noi nel nostro piccolo proviamo a fare nel pelago tumultuoso, procelloso e pericolosissimo della globalizzazione turbocapitalistica. Potete seguire il Parresiasta su tutti i nostri canali social. Per sapere su quali social siamo, collegatevi a www.filosofico.net. Su www.filosofico.net trovate la parte social, la parte contatti, la parte per i sostegni, la parte filosofica e la parte blog. Grazie anche ai tantissimi che stanno leggendo i miei molteplici libri, tra cui l'ultimo che si intitola Sinistrash contro il neoliberismo progressista, edito da PM, una sferzante requisitoria contro le sinistre fucsia liberal-atlantiste che hanno tradito Marx, Gramsci e i lavoratori, ed è per questo che le chiamo Sinistrash, dato che la sinistra purtroppo è diventata un fenomeno trash. Partirei dalla vicenda gallica, dalle elezioni francesi si è prodotta una situazione di difficile governabilità, da che Mélenchon con il Fronte Popolare ha di fatto ottenuto un risultato strepitoso, la Le Pen si è piazzata al terzo posto, tutti parlano della sconfitta della Le Pen, ma in realtà forse il vero sconfitto è Macron che si trova in una posizione di debolezza. A questo riguardo il mio editoriale di oggi su Il Giornale d'Italia, ogni giorno faccio un editoriale su Il Giornale d'Italia, metteva al centro proprio questo tema. In un mondo normale, Le Pen e Mélenchon dovrebbero allearsi, coalizzarsi per mettere spalle al muro Macron e impedirgli di produrre altre malefatte. Si tratterebbe di un fronte unico antiliberista e antiatlantista. Un fronte in grado di andare al di là del clivage di destra e sinistra e finalmente di produrre la dicotomia basso contro alto, classi nazionali popolari, lavoratori e ceti medi del basso contro l'alto dell'aristocrazia finanziaria apolide. È quella che nel mio libro Demofobia ho chiamato la rivoluzione copernicana della politica, i più continuano a orientarsi con le mappe tolemaiche, quelle basate sulla dicotomia di destra e sinistra, buona soltanto a mantenere l'ordine del potere così com'è. È chiaro che nello scontro tra antifascisti in assenza di fascismo e anticomunisti in assenza di comunismo esce poi vincitore sempre l'estremo centro neoliberale e atlantista, quello dei Macron, dei Draghi, e così via, e così via. Ci siamo comunque intesi. Di questo, se volete approfondire, mi sono occupato nel mio studio Demofobia sulla finta alternanza di destra e sinistra, edito da Rizzoli. Un'altra notizia che voglio commentare insieme a voi è questo nuovo fronte, il fronte Patrioti in Europa, che ha nominato come presidente Bandellà, il leader del Rassemblement National della Le Pen e come vice il nostro intendo italiano, non perché noi supportiamo la sua causa, lungi da noi, il Vannacci, il generale Vannacci. Questo fronte dei patrioti, vedremo cosa farà, speriamo soprattutto che riesca in qualche modo a sparigliare le carte degli eurocrati, degli euroinomani di Bruxelles, gli austerici della Banca Centrale Europea. Staremo a vedere, intanto è qualcosa di interessante ed è interessante che la Meloni sia stata esclusa da questo gruppo che si chiama Patrioti, e quindi hanno capito che il patriottismo del partito della Meloni è un patriottismo di cartapesta, un patriottismo di cartone, dato che il governo della Meloni è genuflesso a Washington e ai mercati e ha ampiamente abbandonato ogni velleità di difesa dell'interesse nazionale, lo ribadiamo per l'ennesima volta ad nauseam. Poi c'è la questione dell'aeroporto di Malpensa che è stato intitolato a Silvio Berlusconi. Ora, una scelta discutibile sicuramente, strana Italia, quella in cui si intitolano gli aeroporti a Berlusconi, si fanno i murales per la Murgia. Ecco, un'Italia che forse potrebbe fare di più, mi permetto di commentare. La memoria di Berlusconi è una memoria controversa, non unitiva,
Come più volte ho detto in occasione della dipartita di Berlusconi, Berlusconi era peggiore di quelli venuti prima, ma migliore di quelli venuti dopo, perché effettivamente Berlusconi, che io non ho mai votato in vita mia, lo dico apertis verbis, se messo accanto a un Di Maio, a un Salvini, a una Meloni, a una Schlein, appare politicamente di statura decisamente immensa, dato che detti politici che ho testé citato sono molto meno forti, a mio giudizio, di Berlusconi, che a sua volta era molto meno forte di Berlinguer, Almirante, Moro e tutti quelli della Prima Repubblica, di Craxi, figuriamoci. Ecco, vedremo. Intanto diamo questa notizia dell'aeroporto di Malpensa che diventa aeroporto Berlusconi, aeroporto Berlusconi. Altra notizia, Tajani, a proposito della querelle tra Borghi e la Lorenzin, ha detto che deve decidere non il Parlamento, ma la scienza. La scienza deve decidere. Solo la scienza. Ora, queste affermazioni molto ingenue, mi consentirete, di Tajani, che in qualche modo non mettono in luce, in maniera particolarmente convincente la sua linea politica, sono dichiarazioni sconfortanti, mi permetto di dire. A questo punto sciogliamo il Parlamento e mettiamo una giunta di tecnici, medici che decidano in luogo del Parlamento. Se il Parlamento non deve più decidere, devono decidere i medici. Ma poi chi ha letto il mio libro Golpe Globale sul capitalismo terapeutico sa cosa intendo. Dire che devono decidere i medici è l'ennesimo metodo per esautorare il popolo sovrano, come dire, il popolo non sa nulla di medicine, quindi facciamo decidere in maniera non democratica i medici. Ora, la medicina ci darà delle indicazioni e noi le ascolteremo con grande interesse, però poi in ultima istanza le decisioni politiche le devono prendere i politici democraticamente eletti. Questo è il punto, e soprattutto il da farsi sul proprio corpo, converrete con me, è una libera decisione che spetta all'individuo, perché se perdiamo anche la sovranità sul nostro corpo abbiamo perso davvero tutto, converrete con me. Se la nostra sovranità del corpo sparisce e il nostro corpo diventa delle multinazionali, forse un piccolo problema lo abbiamo, credo potrete convenire con me anche su questo tema. E poi c'è Landini, Landini che sulla 7 dice che teme una svolta autoritaria. Ora, caro Landini, mi permetto di interloquire con te, sulla cui spalla Draghi posava la mano. Ricordate quell'immagine epica di Draghi che metteva la mano sulla spalla di Landini? Dov'eri, caro Landini, ti domando sommessamente, quando ad esempio c'era l'infame tessera verde? Lì non denunziavi la svolta autoritaria? Quella andava bene, era simbolo di una democrazia splendente, l'infame tessera verde. Cosa hai fatto per contrastarlo? Ecco, sono domande perché mi permetto di sollevare. Ecco, Landini vede il pericolo del fascismo. Dobbiamo liberarci di questa categoria. Il fascismo, per fortuna, è morto e sepolto da 70 anni. Oggi i nostri drammi derivano dal liberismo, o turbocapitalismo, o civiltà dei mercati, quella che appunto mantiene in vita l'antifascismo per spostare lo sguardo dalle proprie contraddizioni. Ora, se fossimo negli anni 20, dovremmo essere antifascisti, d'accordo. Nel 2024, essere antifascisti in assenza di fascismo serve solo a legittimare la civiltà del capitale. Voglio che sia chiaro questo passaggio. Leggete il mio libro Sinistrash, dove c'è un capitolo dedicato alla fiction dell'antifascismo in assenza di fascismo. Ovviamente per la Sinistrash questo mio discorso equivale a essere fascisti, cioè se tu dici guardate che l'antifascismo di Gramsci era eroico perché c'era il fascismo, l'antifascismo oggi della Sinistrash in assenza di fascismo è patetico, ti dicono che sei fascista. Ecco, perché questo è il modo di ragionare della sinistra, che ragiona per slogan pavlovianamente ripetuti: sei fascista, sei populista, sei complottista, tutte categorie che esautorano il pensiero pensante, come mi piace sempre ricordare. Vi segnalo anche, già che ci sono i prossimi incontri in presenza, ci vediamo il 24 di luglio ad Ancona per una serata su amore e filosofia, rivolta soprattutto ai giovani, ma non solo. Il 7 agosto ci vediamo a Jesi, sempre nelle Marche, e poi tanti altri incontri che vi segnalerò in itinere. Se volete saperne di più o se voi stessi volete organizzare un incontro con il sottoscritto, basta andare su www.filosofico.net, alla voce contatti mi scrivete. Potete invitarmi per presentare un mio libro, per un dibattito pubblico o privato, tra pochi o tra tanti, in casa o in un locale pubblico o privato,
per una cena conviviale, platonica, quello che volete, andate su www.filosofico.net, alla voce contatti, mi scrivete e io sono sempre ben lieto di rispondere ai vostri messaggi. Non scrivetemi sui social, Instagram, Twitter, Facebook, perché va nello spam. Se volete scrivermi, andate su filosofico.net, alla voce contatti. Grazie anche a coloro i quali ci supportano, liberi di sapere e di far sapere il motto del nostro pugnace parresiastico gruppo di lavoro. Se ritenete utile ciò che facciamo, potete supportarci e ve ne siamo grati. Potete supportarci con Bonifico, con PayPal o con PostePay da filosofico.net cliccando su Sosteneteci, www.filosofico.net, cliccate su Sosteneteci, oppure al costo di un caffè al mese potete supportarci abbonandovi al nostro canale YouTube, alla nostra pagina Instagram o alla nostra pagina Facebook. Al costo di un caffè al mese ci supportate, in più avete dei contenuti riservati agli abbonati. Grazie di cuore, supportate il nostro lavoro se lo ritenete utile. Noi proviamo sempre a pensare controvento usando la nostra testa, perché siamo convinti che quando tutti pensano il medesimo vuol dire che nessuno sta pensando. Grazie di cuore a tutti, grazie anche a chi sta leggendo i miei libri, grazie a chi visita il mio sito filosofico.net. Un caro saluto serotino e parresiastico da Diego Fusaro.